Allora iniziamo con la parte del programma che è dedicata a due figure, ovvero Nicolas Georgescu Rogen e Carl William Kapp. Oggi vediamo se riusciamo a fare una rapida carrellata su Georgescu. In realtà su Georgescu potrebbe ampiamente fare percorso. Come vedete, Nicolas Georgescu Rogen è un economista rumeno. Nasce ai primi del Novecento e muore negli Stati Uniti nel 1994. Intanto, appunto, una piccola curiosità sul nome. In realtà Nicolas Georgescu Rogen nasce come Nicolas Georgescu. E il problema è che Nicolas Georgescu è un po' come dire Mario Rossi. È un nome diffusissimo, comunissimo in Romania, o almeno lo era. E allora Georgescu aggiunge Rogen. Allora, su questo Rogen c'è anche sempre, non è un nome inventato, c'è anche molta polemica, no, su come leggerlo. Alcuni, per esempio Jean Paul Fitoussi, una volta mi sgridò perché durante una conferenza citai Georgescu Rogen e disse: no, si legge alla tedesca, si legge Rögen, come se fosse un umlaut. E io rimasi un po' perplesso, fino a quando poi ho incontrato due economisti rumeni che in qualche maniera avevano avuto contatto con lui, lo conoscevano questa storia, e loro mi hanno raccontato questa storia. Se sia vera o se sia falsa non lo so, però mi sembra plausibile e ve la riracconto. Tutti poi le persone a cui ho chiesto qualche conferma hanno tutti detto che è una cosa assolutamente plausibile. Allora, Nicolas, nel linguaggio, cioè, è il nome, però quando uno è piccolo viene chiamato Nicolai, quando uno è bambino. Allora, se voi levate queste parti tra parentesi, ottenete N George. Levate Georgescu e poi leggete, quindi a voi rimane ne geor. Lo leggete al contrario, quindi ne geor, e trovate Rogen. E quindi pare che Georgescu Rogen si sia inventato il proprio nome facendo l'anagramma di una parte del suo nome. Per cui, appunto, questi colleghi rumeni mi hanno detto che uno può tranquillamente dire Rogen e a posto. Lui la sua prima formazione è matematica e statistica. Frequenta, studia filosofi come Whitehead, Pearson, Bergson, Borel. Nel 1934 si avvicina all'economia, ha come maestri due grandissimi economisti, ovvero Schumpeter e Leontief, e passa in questi due anni si reca negli Stati Uniti. Schumpeter vorrebbe che lui rimanesse, ma Georgescu torna in Romania. Torna in Romania e nel corso della sua vita, tutto sommato, si può vedere una certa evoluzione del suo pensiero, perché all'inizio è un economista relativamente tradizionale, e poi comincia a criticare alcune parti della teoria economica, fino poi ad arrivare a posizioni che, appunto, che lui stesso definisce come quella della bioeconomia, ovvero quindi applica un po' delle sue critiche che aveva indirizzato alla teoria della produzione, in qualche maniera le riutilizza e comunque diviene interessato alla tematica ambientale. E allora, appunto, già nel 1966, in questo Analytical Economics, in questo libro, elabora una nuova teoria della produzione, e qui il concetto
fondamentale è questa distinzione tra fondi e flussi. Scusate un attimo. Sempre nel 66 vi è questo saggio, che è un saggio di epistemologia, di critica epistemologica, no? Ovvero su qual è il metodo della scienza. È stato appunto tradotto come analisi economica e processo economico. Nel 71 abbiamo questo libro che si chiama La legge di entropia e il processo economico. È un'opera magna, ovvero un volume estremamente ricco, estremamente difficile da leggere, estremamente dotto e non sempre chiaro. E quindi questo è, diciamo, può essere preso come uno dei fondamenta, dei contributi fondamentali rispetto a quella che poi diventerà l'economia ecologica. L'economia ecologica è una parola nata, come vedremo, negli anni 90, nel 1989. Alcuni contributi di Georges Courgen, alcuni articoli, Georges Courgen ha scritto moltissimo, ha scritto anche articoli che sono tutto sommato tra loro simili perché hanno spesso un taglio divulgativo. Alcuni degli articoli che ha scritto Georgescu sono raccolti in questo libro rosso che si chiama Energy and Economic Myths, che è appunto una collettanea, una raccolta di articoli. E in italiano troviamo tanti articoli tradotti in questo libro, Bioeconomia della Bollati Boringhieri, che è stato curato da Mauro Buonaiuti, che fece la sua tesi di dottorato proprio affrontando il pensiero di Georges Courgen. Allora, il primo punto, diciamo, alcuni articoli li trovate nel materiale e li dovrete leggere obbligatoriamente nel materiale obbligatorio. Allora, nel libro del 71, Georgescu, in maniera appunto esplicita, dice: attenzione, noi l'economia in un certo senso è abbastanza simile alla biologia. E in particolare la legge di entropia lega biologia ed economia. Come vi avevo accennato, è proprio Georges Courgen che porta nell'economia la legge di entropia. Forse nessun'altra legge come quella dell'entropia occupa una posizione così singolare nella scienza. È la sola legge naturale che riconosca che anche l'universo materiale è soggetto a un cambiamento qualitativo irreversibile. Ne abbiamo parlato ieri della irreversibilità. È soggetto a un processo evolutivo e che ha portato alcuni filosofi e scienziati a supporre che esista un'affinità tra tale legge e fenomeni riguardanti la vita. Ormai ben pochi negherebbero che l'economia di qualunque processo vitale sia regolata non dalle leggi della meccanica, ma dalle leggi dell'entropia. E questo è particolarmente evidente nel caso del processo economico. Quindi, come vedremo, Georgescu Roegen critica l'impostazione meccanicistica che l'economia, la teoria economica è andata nel tempo a dare nell'analisi dei processi economici. Non è l'unico Georgescu che dice che l'economia dovrebbe essere più simile alle scienze della vita piuttosto che alla fisica, però è il primo, anzi, in particolare questa è un po' una posizione di molti economisti istituzionalisti. Veblen, già alla fine del 1800, diceva: attenzione, l'economia, appunto, è molto. Non possiamo trattare l'economia come se fosse fisica. Georgescu introduce la legge di entropia per fare questa analogia. Allora, quali sono, secondo Georgescu, i problemi di bioeconomia? Proprio per enfatizzare questo legame tra la biologia e l'economia, è che nel mondo della vita vi è una grande varietà
e ci sono dei cambiamenti che non sono quantitativi, ma sono qualitativi. Quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è che i processi hanno una unidirezionalità. Sono, ok, come abbiamo visto ieri, se cade un bicchiere in terra e si rompe, voi fate il film. Se mandate il film al contrario e vedete che da tanti pezzi di vetro che sono in terra improvvisamente si ricostituisce il bicchiere sul tavolo, capite che quello che avete osservato non è qualcosa di reale. È qualcosa di possibile se uno applica le leggi della meccanica, ma è qualcosa di impossibile nella vita reale, perché proprio per l'esistenza della legge di entropia. La legge di entropia dà il senso alla storia. E l'economia va visto, per Georgescu, come processo termodinamico aperto, quindi analogo a quello di sistemi biologici, in cui vi è appunto interdipendenza tra l'economia e l'ambiente, vi sono dei limiti alla crescita. E quindi vi è appunto questo isomorfismo, cioè si assomigliano la evoluzione biologica e la evoluzione socio-economica. L'uomo è una specie, come le altre, che si evolve, e anche se in realtà, come vedremo, ci sono differenze fondamentali, e vedremo qual è la differenza fondamentale in Georgescu. E Georgescu critica i fondamenti epistemologici della teoria economica tradizionale, ovvero in particolare critica l'eccessivo formalismo matematico, e notate bene che Georgescu Regen se lo può permettere, perché lui è un raffinato matematico, un raffinato statistico, per cui nessuno gli può dire sì, tu critichi il formalismo matematico perché non lo sai usare, perché non lo sa usare bene il formalismo matematico, capisce bene il formalismo matematico, ma lo critica l'astrattezza e appunto critica il presupposto meccanicistico, dicendo che invece è molto meglio impiegare la termodinamica. Queste considerazioni le fa soprattutto in maniera coerente, diciamo, in questo articolo Some Orientation Issue in Economics. Il punto di partenza è questa, è la distinzione, come leggete, tra concetti dialettici e concetti aritmomorfici. Ovvero, noi possiamo avere appunto due modalità di conoscenza. Unica, una meccanicistico-deduttiva, una dialettica-evolutiva. E in questo saggio Georgescu analizza questi due paradigmi per evidenziarne quali sono le caratteristiche fondamentali e i limiti. E allora, che cos'è un concetto aritmomorfico? È un concetto discreto che è rigorosamente delimitabile e definibile, e quindi i concetti aritmomorfici sono nettamente distinti tra loro, quindi hanno una univocità semantica. Ad esempio, i numeri, i simboli N, M, il concetto di triangolo, il concetto di cerchio. I computer usano una logica aritmomorfica. Che cos'è un concetto dialettico? Un concetto dialettico, se vogliamo, è un concetto sfumato, i cui confini semantici non sono rigidamente determinati. I concetti dialettici hanno una zona di penombra, non sono definibili in maniera netta. Questo richiama
l'operazionismo di Bridgman, e cui appunto l'opposto di un concetto, se voi prendete A e prendete l'opposto di A, non c'è una netta distinzione tra questi due concetti, perché c'è una zona di penombra. Ciascun concetto si sovrappone al suo opposto. E questo ha importanti conseguenze in termini di logica, perché ai concetti dialettici non si può applicare il principio di non contraddizione. E cos'è il principio di contraddizione che tutti voi sapete? È impossibile che lo stesso predicato appartenga e non appartenga al medesimo soggetto allo stesso tempo e per il medesimo rispetto. E quindi sono cose che vanno indietro fino alla filosofia greca, fino a Aristotele. Non può essere che A, quindi che il predicato A, sia contemporaneamente A e non A. Ad esempio, non si può affermare allo stesso tempo che piove e che non piove. O piove o non piove. La proposizione piove non può essere contemporaneamente, e le due proposizioni non possono essere contemporaneamente vere. La verità dell'una esclude la verità dell'altra. Principio di non contraddizione. Questo principio di non contraddizione lo possiamo usare solo per i concetti a forma aritmetica, aritmomorfici, ma non lo possiamo usare per i concetti dialettici. Che cos'è la democrazia? La democrazia è un esempio di concetto dialettico. Perché? Perché la definizione di democrazia non è univoca. In un paese al tempo stesso possiamo dire che c'è democrazia e che non c'è democrazia. Perché democrazia ha molti significati. Per esempio, se io faccio questa affermazione, Di Maio e Salvini, oppure la Lega e i 5 Stelle, sono molto lontani tra loro. Questa affermazione può essere benissimo contestata da qualcuno che dice no, di fatto sono la stessa cosa. E perché può essere vero che i 5 Stelle e la Lega siano vicinissimi e lontanissimi? Perché ad esempio uno dipende da quello che uno va a guardare, dipende da come interpreta la loro azione. Se uno dice entrambi sono due partiti populisti e sono populisti alla stessa maniera, allora dice che Salvini e Di Maio sono uguali. Se uno va a vedere magari il programma e dice oh, guarda, dei 40 punti del programma solo 5 sono simili e tutti gli altri sono diversi, allora dice che i due sono diversi. Oppure se quei 5 che sono simili sono così importanti per chi valuta e tutti gli altri sono criteri poco importanti, allora uno può dire che sono simili. Ok? E quindi questo è un concetto dialettico. E quindi si può dire appunto allo stesso tempo che una democrazia che in un paese c'è democrazia per certi aspetti e in un paese non c'è democrazia per altri aspetti. E quindi l'impiego dei concetti dialettici può violare il principio di non contraddizione, non è obbligatorio, non è detto, però può capitare che il principio di non contraddizione sia violato. E allora i concetti aritmomorfici perché sono importanti? Perché determinano le modalità di conoscenza di tipo logico-deduttivo. Qual è tipicamente il modo di procedere della teoria economica? Noi facciamo delle ipotesi. Quindi, usando quelle ipotesi, sviluppiamo una certa teoria, ovvero deduciamo delle conseguenze da queste ipotesi. È chiaro che affinché questo modo di fare scienza funzioni, è necessario avere che queste ipotesi
diciamo, usare dei concetti aritmomorfici. Se noi usiamo come ipotesi dei concetti, tra virgolette, sfumate, dei concetti che hanno delle zone d'ombre, è chiaro che il meccanismo ipotetico deduttivo, non funziona. Georgescu chiama questa scienza teoretica. Quindi un tipo di conoscenza, di costruzione scientifica, in cui vi sono alcune proposizioni, che magari hanno anche un contenuto empirico, logicamente, vedete, ordinate. E quindi possiamo raggruppare ogni proposizione in due classi, A e B, tali per cui ogni proposizione B discende logicamente da qualche proposizione di tipo A, o anche che nessuna proposizione di tipo A discenda logicamente da qualche altra proposizione di tipo A. Quindi noi abbiamo alcune ipotesi, se volete, e in base a queste ipotesi noi arriviamo ad alcune deduzioni logiche B. E quindi nella scienza teoretica noi abbiamo un insieme di nessi logici. Arriviamo a una certa conclusione utilizzando alcune premesse. Quindi abbiamo una sequenza finita di proposizioni e quindi tramite queste regole logiche arriviamo alle nostre conclusioni. E arriviamo come necessità logica. Questo è appunto il paradigma usato in tante scienze funziona soltanto se le nostre proposizioni sono formate da concetti aritmomorfici. La pressione di un gas cresce al crescere della temperatura. Questo ovviamente, come facciamo a utilizzare questo tipo di costruzione scientifica? Come possiamo applicarla a questa proposizione? I valori di un individuo incidono sul suo comportamento economico? E questo perché ci muoviamo in realtà nell'ambito dei concetti dialettici. E la meccanica newtoniana è appunto un esempio del paradigma deduttivo. Bene, ci siamo? A questo paradigma deduttivo meccanicistico si contrappone il paradigma dialettico evolutivo. E perché? Perché come facciamo a rappresentare il mutamento? Se vi ricordate qualche minuto fa avevamo detto che uno dei principali problemi è quello di rappresentare, capire, comprendere, analizzare e studiare il cambiamento. Secondo Georgescu, il cambiamento può essere rappresentato mediante l'impiego di concetti dialettici. Allora noi abbiamo varietà e variazione, che in questo caso non è quantitativa, come abbiamo visto prima. La pressione del gas aumenta, la pressione del gas diminuisce, ma quello a cui noi siamo interessati, cui Georgescu è interessato, è quello di comprendere e descrivere la varietà e la variazione qualitativa. Ovvero questo. Quindi l'evoluzione. E quindi la storia. Capite bene che in fondo le radici di questo approccio sono radici prettamente hegeliane. Quindi vi è un richiamo filosofico, è Hegel,
e la dialettica di Hegel. Scrive Georgescu, l'innegabile difficoltà di descrivere il cambiamento qualitativo proviene da un unico motivo. Il cambiamento qualitativo si sottrae alla schematizzazione aritmomorfica, che appunto è il leitmotiv della filosofia dialettica di Hegel. E qui poi nelle slide potete leggere alcune frasi tratte da Prospettive e orientamenti in economia, questo saggio di cui vi ho accennato prima. Lo stesso può dirsi di un organismo vivente. La vita biologica consiste di un continuo trasformarsi e insinuarsi nella materia inerte, della materia inerte nella materia animata. Ciò che rende dialettico il concetto di bisogno è il fatto che i mezzi per la soddisfazione dei bisogni possono cambiare nel tempo e nello spazio. La specie umana si sarebbe già estinta da un pezzo se i nostri bisogni fossero rigidi come un numero. Questo è molto importante perché, come vi ho già accennato, la parola bisogno è scomparsa dalla teoria economica ed è stata sostituita dall'idea di preferenze. Però perché dice la preferenza? Perché bisogno è un concetto sfumato, non si capisce cosa vuol dire, mentre la preferenza è un concetto chiaro. Se ho A, B e C, io magari posso preferire A, B e C. È un concetto aritmomorfico. Dire il bisogno dell'individuo è un concetto vago, è un concetto sfumato, che non può rientrare in un modello ipotetico-deduttivo. E allora un po', no, eliminare la parola bisogno è un po' buttare via il bambino con l'acqua sporca. Quindi uno rinuncia a un concetto importante semplicemente perché non è possibile definirne con esattezza i contorni. E chiaramente è un grande problema rappresentare il cambiamento. Il cambiamento quantitativo. È anche un po' il problema, no, dell'ambiguità tra la parola crescita e la parola sviluppo. La parola crescita noi la possiamo definire abbastanza bene perché diciamo è semplicemente di quanto aumenta un certo indicatore numerico. Quanto è cresciuto il bambino, ovvero quant'è l'altezza del bambino ieri, quant'è l'altezza del bambino oggi, quanto è ingrassato, quanto uno è ingrassato, quanto uno è cresciuto, quanto uno si è ridotto, quanto è cresciuto l'albero. L'albero era 2 metri e ora è 5. Ah, è cresciuto di 3 metri, l'altezza dell'albero è aumentata di 3 metri. Mentre per Georgescu, abbiamo appunto detto, è molto più interessato al cambiamento. Quindi crescita si capisce bene che cosa sia, cosa significa sviluppo, ma chiaramente è un concetto anche questo dialettico. Dipende in che modo noi definiamo lo sviluppo. E la definizione di sviluppo non è univoca. Chiaramente il problema della qualità è un problema che da sempre ha affascinato tutti, i filosofi, no? Se voi, non so se voi avete mai letto un libro che è molto molto famoso, che si chiama Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta di Robert Pirsig, se non sbaglio è del 74, del 71, non so, ha venduto milioni e milioni di copie, forse quasi quanto la Bibbia, un po' meno della Bibbia. Sapete che la Bibbia è il libro col maggior numero di copie vendute. E questo libro è proprio tutto un viaggio intorno alla qualità e in fondo intorno a un tentativo che poi secondo me fallisce di definire che cos'è la qualità. E fallisce, ma non fallisce, perché nel senso la qualità è un concetto dialettico per la quale non è possibile dare una definizione univoca, ma questo non vuol dire che la qualità non esista
semplicemente perché non siamo in grado di definirla in maniera netta, non siamo in grado di definirla come concetto aritmomorfico. E Georgescu è molto critica, è molto critico nei confronti della scienza meccanicistica che, come vedete scritto, sì, è cinematica. Il cambiamento non può essere ridotto a descrizioni quantitative. Il cambiamento che coinvolge le realtà biologiche e sociali si dà come cambiamento di qualità. Bene? E a maggior ragione è inspiegabile l'emergere della novità. E allora è anche appunto molto importante la dimensione temporale del cambiamento. Con la ma forse facciamo prima a leggere qui la scansione aritmomorfica del tempo e il tempo cronometrico, no, secondo per secondo, comporta l'isolamento di singoli momenti e in questo modo si perde la processualità dei fenomeni, cioè la loro caratteristica fondamentale di svolgersi con continuità nel tempo e secondo una direzione determinata. E qui Georgescu si richiama a Bergson e alla distinzione tra tempo, che è cronometrico, che è il tempo scientifico, e, come leggete, la durata, la coscienza del tempo continuo e direzionato. E si richiama anche a un altro filosofo inglese, Whitehead. Se volete, appunto, quindi nella meccanica, nel paradosso meccanicistico, non vi è una direzione. Il film può andare avanti e indietro, e questo è un primo aspetto. E in più vi è anche un altro aspetto che qui, diciamo, solo, diciamo, tra le righe, ovvero che quando voi ad esempio fate delle equazioni alle differenze, voi avete un delta t, e questo delta t, la variazione del tempo, voi la misurate per esempio in secondi, la misurate in giorni, ok? E però, come abbiamo appunto accennato, i processi hanno diverse scale temporali, come quando abbiamo fatto l'esempio del Funtravesaurus. Noi non siamo interessati a sapere esattamente quanti anni ha quello scheletro di dinosauro, ma siamo interessati a conoscere, a sapere l'ordine di grandezza. Perché? Perché la dimensione rilevante nella evoluzione non sono i giorni e non sono gli anni. Ok? Quindi sarebbero necessarie un sistema, se volete, di equazioni alle differenze dove i delta t sono diversi, dove per alcune cose il delta t è il giorno, per alcune cose il delta t è il secondo, per alcune cose il delta t è il centinaio di anni e per alcune cose il delta t è il migliaio di anni. La realtà è un processo, se volete, di cambiamento. Forse è interessante leggere l'ultima frase qui in classe. Un istante ha una struttura aritmomorfica e perciò è indifferente all'esistenza o non esistenza di un altro istante. Il fatto fondamentale della natura, il divenire di Bergson o l'evento di Whitehead, implica una durata con una estensione temporale. Anche questo è tratto da prospettive e orientamenti in economia. Così il tempo nel quale comprendiamo la natura
non è una semplice serie lineare di istanti privi di durata con certe proprietà matematiche di continuità seriale o aritmetica, ma una seriazione sui generis di durate. Le durate non hanno né una estensione minima né una massima. Inoltre, esse non si susseguono esternamente, ma si compenetrano l'un l'altra, poiché gli eventi stessi si interfondono, nessuna durata è distinta in modo discreto da quella che la precede o che la segue, così come nessun evento può essere isolato completamente dagli altri. Un evento isolato non è un evento. Quindi, come vedete, viene posto moltissimo l'accento sulla interconnessione nel tempo dei diversi esempi. Senza poi andare troppo nei dettagli filosofici, però in questo modo, diciamo, per riassumere in maniera un po' così grossolana, Georgesco, impiegando l'entropia, impiegando l'irreversibilità del tempo, vede, legge la realtà come un processo. Tant'è vero che lui, per esempio, parla sempre di processo economico. Non è la funzione di produzione F, funzione di K e di L, ma è il processo produttivo. Come si svolge nel tempo e qual è la continuità temporale dei processi. Quindi là dobbiamo considerare che i fenomeni si svolgono con una continuità secondo una dimensione temporale che esprime un prima e un dopo. La storia ha una direzione, il tempo ha una freccia. E allora quello che propone è quello di integrare la rappresentazione analitica, quella tradizionale, quella meccanico-deduttiva, con concetti di tipo dialettico, con argomentazioni di tipo dialettico. Allora, per questo, per lui, la legge di entropia è così centrale nel processo di Georgescu, perché è la legge evolutiva fondamentale. Determina il cambiamento qualitativo della realtà attraverso la degradazione entropica, la struttura, la temporalità di tutti i fenomeni materiali, biologici, economici e sociali. Le trasformazioni di termodinamica, appunto, indicano la direzione della freccia del tempo. Spiegare in maniera particolareggiata, questo l'abbiamo detto ieri, il significato dell'entropia non è un compito facile. Attenzione, questa è la legge di entropia, è il problema economico. Questo è un brevissimo articolo scritto. Quindi non fa parte del libro, che il libro si chiama La legge di entropia e il processo economico. Invece questo è un piccolo articoletto che voi avete da leggere tra i materiali obbligatori, sempre scritto in quegli anni, in cui dice: attenzione, cos'è la legge di entropia? È difficile, è una misura dell'energia non disponibile in un certo sistema termodinamico. E quindi abbiamo che l'energia può essere disponibile o libera o non disponibile e quindi legata. E quindi in un caso può essere disponibile, ma rispetto a cosa? Rispetto al lavoro. Ci sono tre tipi di sistema fisici, come abbiamo detto ieri: aperto, chiuso, isolato. Quello aperto scambia con l'esterno energia e materia, quello chiuso scambia solo energia, quello isolato non scambia nulla. C'è da osservare che in alcuni brani, anzi qui facciamolo comparire, che da qualche parte Georgesco sembra confondere chiuso con isolato, però, cioè, ovvero in alcuni casi usa la parola closed anziché usare la parola isolato. Però insomma, è facile capire qual è il significato che voleva attribuire. Abbiamo visto ieri, no, se noi prendiamo due ipotetici palloncini, qual è l'esito della legge di entropia? È che le molecole si dispongono in maniera disordinata. Dall'ordine, ovvero lontano dall'equilibrio termodinamico, vi è una tendenza ad andare verso il disordine, verso l'equilibrio termodinamico. E allora,
ogni lavoro fisico comporta la dissipazione di energia libera in energia legata. L'energia chimica contenuta in un pezzo di carbone è l'energia libera, perché l'uomo può trasformarla in calore o, se vuole, in lavoro meccanico. Quando un pezzo di carbone brucia, la sua energia chimica non ne risulta né diminuita né aumentata. Questa è la prima legge, il principio di conservazione, ma l'energia libera iniziale si è dissipata sotto forma di calore, fumo, ceneri, che l'uomo non può più usare. Si è degradata in energia legata. Ogni lavoro fisico comporta... Ah no, dove siamo arrivati? Sì. E di conseguenza abbiamo tante formulazioni della legge di entropia. Il calore si muove sempre dal corpo più caldo al corpo più freddo. In un sistema isolato l'entropia è una funzione non decrescente nel tempo. L'entropia dell'universo nel tempo tende verso un massimo. Una volta che il calore di un sistema chiuso si sia diffuso fino al punto in cui la temperatura è diventata uniforme, da un capo all'altro del sistema, il movimento del calore non può più venire rovesciato senza un intervento esterno. E qui chiaramente il sistema non è chiuso, ma è un sistema isolato. Bene? Questo è l'esempio che vi dicevo prima. Anche qui, di nuovo, l'energia termica libera di un sistema chiuso, che in realtà è isolato, si degrada ininterrottamente quanto irrevocabilmente in energia legata. L'ordine del sistema si riduce. Abbiamo detto che appunto le trasformazioni entropiche sono irreversibili. La legge di entropia è la freccia del tempo. Andiamo un po' più rapidamente, perché ecco una cosa che è molto importante, è l'ultima. Per Georgescu la realtà i processi economici non si ripetono indefinitamente. Vedete? Questa cosa qui. Come invece potrebbe sembrare. Sono eventi temporali e si evolvono secondo un processo irreversibile.